acqua, fonte di vita. Nulla sarebbe senza di lei. Un fluido prezioso che copre circa il 70% del globo terrestre e che nel passato ha permesso alle civiltà di scoprire nuovi mondi, di svilupparsi e di erigere città uniche, opulente, grazie anche a questo fluido. Una molecola che in grandi quantità riesce a far muovere merci e persone, allora come oggi, apprestandosi a diventare il combustibile più pulito e inesauribile al mondo, semplicemente liberando i due atomi di idrogeno che la compongono dal giogo dell'ossigeno, attraverso un processo di elettrolisi, sfruttando l'elettricità generata dal sole, dal vento o ancora dall'acqua. Un vettore energetico che si immagazzina sotto forma gassosa in grandi serbatoi come fosse metano. E come quello si insuffla ad alta pressione, nel caso a 350 bar, nelle bombole dei moderni veicoli a pila combustibile, come questo Carsan EATA Hydrogen che proveremo oggi. Fondamentalmente un comune bus urbano elettrico in cui la corrente necessaria al suo funzionamento viene generata direttamente a bordo da una fuel cell con membrana a scambio protonico, un dispositivo elettrochimico risalente addirittura agli anni 30 del XIX secolo, rinverdito poi quando cominciarono i viaggi spaziali e servì corrente sulle navicelle. Un device in grado di convertire direttamente l'energia chimica in quella elettrica. Come? Ricombinando appunto l'idrogeno facente funzione di anodo negativo con l'ossigeno catodo positivo, generando così elettricità e semplice vapore acqueo come scarto. Qui è piazzato sul tetto e ha una potenza di 70 kW, utilizzati sia per caricare due pacchi batterie 4C al litio titanato ossido da 30 kWh nei pressi, biberonabili anche via una presa CCS Combo 2 e necessarie a immagazzinare l'energia recuperata in frenata, sia per alimentare le motoruote ZF da 250 kW di potenza massima e 22.000 Nm di coppia complessivi, equipaggiate con pneumatici 275/70R225. Grazie alle 5 bombole di tipo 4 in materiale non metallico da 1560 litri complessivi, localizzate nella parte posteriore del tetto che non va oltre i 3325 mm d'altezza, è possibile rifornire, seguendo delle rigide misure di sicurezza, in più o meno 7 minuti e garantirsi così un'autonomia di circa 500 km. Sottoposto a cataforesi, EATA Hydrogen è un classe 1 ribassato da 19 tonnellate totali con sospensioni anteriori a ruote indipendenti, lungo 12.220 mm, 6.000 dei quali di passo, cui si aggiungono gli sbalzi di 2.870 davanti e 3.350 dietro. Configurato esattamente come un elettrico a batteria, può ospitare fino a 40 passeggeri seduti e una cinquantina in piedi, imbarcati attraverso due o tre porte e godere di una cabina luminosa climatizzata da un gruppo Songs a CO2 con pompa di calore. In regola con la normativa VDFAO, il posto guida offre un cruscotto digitale a colori da 12,3 pollici e un sistema di retrovisori elettronici per tenere tutto sotto controllo. Se ciò non bastasse, si può sempre fare affidamento su una ricca dotazione di ADAS, tra cui il monitoraggio perimetrale by Mobileye contro gli angoli ciechi. Insomma, un veicolo già pronto per il futuro che lascia dietro di sé solo un'impalpabile nuvola d'acqua. E se non ci credete, provatelo voi!